Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Siamo giunti al 15° e ultimo capitolo di questo nostro mini corso per videomaker. Ho detto ultimo, ma come specificato alla fine del video precedente, se avete idee per ulteriori capitoli, scrivetemele qua sotto nei commenti. Oggi parliamo di formati cinematografici. Il termine formato indica da un lato la larghezza della pellicola in millimetri, dall'altro le dimensioni dell'immagine proiettata sullo schermo. Nel corso degli anni il cinema ha subito tantissimi cambiamenti, luci, audio, eccetera, eccetera. Ma il formato standard della pellicola è sempre rimasto quello, il 35 mm. Il 35 mm nasce nel maggio del 1899, quando Thomas Edison e il suo assistente William Dixon, per le prime immagini in movimento del loro kinetoscopio, riducono a metà la larghezza della pellicola 70 mm introdotta in quegli anni dalla Eastman Kodak e utilizzata all'epoca sugli apparecchi fotografici. La pellicola aveva una doppia perforazione su entrambi i lati del fotogramma, che consentiva il suo scorrimento sia in fase di registrazione che in fase di proiezione. Anche i fratelli Lumière fecero uso di una pellicola delle stesse dimensioni, ma con una sola perforazione rotonda ai lati dell'immagine, invece delle quattro rettangolari che sono state adottate da Edison. Il 35 mm si afferma definitivamente come standard nel 1909, in seguito alla decisione presa dall'Associazione dei maggiori produttori americani. Prima dell'introduzione del sonoro veniva esposta l'intera pellicola, in questo caso si parla di apertura piena o apertura muta. Muta perché non c'è il sonoro o piena proprio perché veniva esposta tutta la superficie della pellicola. Nel dicembre del 1922 poi la francese Pathé Frères introduce una pellicola 9,5 mm. È il primo sistema pensato per il cinema amatoriale. In tutta risposta la Kodak introduce un sistema analogo a 16 mm nel 1923 e finisce poi con l'acquistare alla fine degli anni 20 gli stabilimenti della Pathé, e il 9,5 mm viene soppiantato nel 1932 con l'introduzione di un formato a 8 mm. Che insieme al già citato 16 mm conquistano il mercato dei formati amatoriali. Nel 1927 poi in Francia nasce la fotografia anamorfica. Erano lenti speciali poste davanti agli obiettivi e che comprimevano l'immagine in orizzontale a metà della sua larghezza, immagine che veniva poi decompressa in fase di riproduzione. Un tipico problema dell'anamorfico era il fatto che le lenti anamorfiche non erano così luminose come le lenti sferiche e a causa della compressione la profondità di campo era la metà rispetto all'immagine, per cui serviva molta luce. Una soluzione era presentata dal formato Super 35 mm, che diventerà poi molto famoso e utilizzato negli anni 90. Questo formato sfrutta l'intera dimensione del negativo, proprio come faceva l'apertura piena o apertura muta. Da questo negativo si ottiene poi un'immagine widescreen attraverso una stampa ottica, così da ridurre leggermente l'immagine, per cosa? Per potervi introdurre la traccia audio. L'immagine che ne risulta per cui non è ad apertura piena, ma il negativo originale utilizza comunque una parte più ampia. Il 1932 segna poi l'introduzione del sonoro e proprio per lasciare spazio alla colonna sonora ottica viene creato il formato Academy, un formato più piccolo rispetto all'apertura muta, e nasce così anche il formato 1:33:1 sul quale vengono poi tarati anche i televisori. E la successiva nascita dei formati panoramici si deve proprio alla concorrenza della TV, che aveva portato gli spettatori a andar via dal cinema e a chiudersi in casa. Proprio per questo il cinema decise di rendere più spettacolari le proprie proiezioni. Con cosa? Con i formati panoramici. Fra la seconda metà degli anni 60 e i primi anni 70 vennero introdotti i formati Super 8 e Super 16 mm, che permettevano di estendere lo spazio del fotogramma e quindi di migliorare la qualità dell'immagine in proiezione. I formati più larghi del 35 mm, come ad esempio il 70 mm che era già nato nei primi del Novecento, si affermeranno solamente più avanti, verso gli anni 50, quando, come ho già detto, la concorrenza della televisione portò il cinema a sviluppare formati panoramici per aumentare la spettacolarità delle sue proiezioni e quindi riportare il pubblico in sala. Il formato dell'immagine cinematografica proiettata sullo schermo è definito in base al rapporto tra altezza e larghezza. Fissata l'altezza a una misura standard pari a 1, la larghezza può variare da 1,33 a 2,35 e il rapporto tra queste due dimensioni è stabilito dall'espressione aspect ratio. E come abbiamo visto, il formato più utilizzato fino alla fine degli anni 50 circa
è il formato 1:33:1. Ha un'altezza di 1, la larghezza è di 1,33 volte superiore. E come abbiamo già visto, con l'introduzione del sonoro nel 1932 e la creazione del sistema del formato, scusate, Academy, il formato standard viene stabilito nel 1:33:1. Ecco però che, come ho già detto fin troppe volte, negli anni 50 il cinema introduce i formati panoramici. Il primo fra questi è il Cinerama. Il sistema consisteva nell'utilizzo di 3 proiettori a 35 mm, ognuno dei quali proiettava su una determinata porzione dello schermo. Tuttavia era un sistema estremamente macchinoso e con esso fu prodotto un numero molto limitato di film. La vera svolta si ha nel 1953, quando la 20th Century Fox introduce il CinemaScope, sistema che riprende un altro sistema già inventato nel 1928, che sfruttava una serie di lenti anamorfiche che, come abbiamo visto, comprimono l'immagine in ripresa e la decomprimono in proiezione. Il CinemaScope non comportava per le sale cinematografiche l'acquisto di particolari attrezzature, e anche per questo ebbe un notevole successo. Molte case di produzione finirono così per adottare questo sistema, mentre altre, per non pagare i diritti alla Fox, decisero di costruirsene uno proprio. Il rapporto di aspetto, o aspect ratio, di questo formato variava tra l'1:2:35 o l'1:2:55, a seconda che la traccia audio fosse o no presente sulla pellicola. E lo schermo più largo indusse i registi a sfruttare di più i long take, le lunghe riprese, e a diminuire gli stacchi. Si avevano per cui inquadrature più lunghe rispetto alla media. Inoltre il widescreen permetteva un utilizzo più espressivo soprattutto dei margini dell'inquadratura. Pensateci bene, con un'immagine più panoramica abbiamo più punti di interesse all'interno dell'immagine. Con il rapporto 1:33:1, che era, diciamolo, quadrato, il soggetto veniva centrato e ci si focalizzava su di esso. Invece adesso, con il widescreen, si può decentrare il soggetto e inoltre si possono inserire molteplici punti di interesse all'interno dell'immagine. Comunque Cinerama e CinemaScope non sono gli unici formati panoramici in voga in questi anni, anzi ce ne sono tantissimi. Ad esempio il VistaVision, supportato dalla Paramount Pictures, formato che scorre la pellicola in orizzontale con 8 e non 4 perforazioni. Questo formato molto largo era apprezzato soprattutto per gli effetti speciali, perché come tale permetteva di non sviluppare troppa grana sulla pellicola durante i vari stadi di stampa ottica. Nel 1960 poi gli stabilimenti dell'italiana Technicolor mettono a punto un loro sistema di widescreen, il Techniscope. Solamente in fase di stampa si ricorreva al processo di anamorfizzazione. Il Techniscope consentiva l'utilizzo di lenti con focale corta, garantendo così la possibilità di una maggiore profondità di campo rispetto ad altri formati widescreen. Tuttavia i film girati con questo formato non furono molti. Però tra questi ci sono tutti i western di Sergio Leone, da Per un pugno di dollari del 1964 a Giù la testa del 1971. Per tornare al CinemaScope, questo formato entrò in crisi verso l'inizio degli anni 60 e fu sostituito dal simile ma perfezionato Panavision, che molti continuano ancora a chiamare in modo sbagliato CinemaScope. Sono anche gli anni nei quali il formato 1:33:1 cade lentamente in disuso, sostituito dall'1:66:1, conosciuto anche come European Flat, e soprattutto dall'1:85:1, oggi il formato più diffuso, non a caso nominato anche Academy Standard Flat. Entrambi questi formati utilizzano una pellicola 35 mm e non fanno uso di lenti anamorfiche. L'allargamento dell'immagine è permesso grazie all'utilizzo di un mascherino, che delimita il campo delle riprese a seconda delle dimensioni desiderate. È ugualmente un mascherino utilizzato nella fase successiva di proiezione. Il 2:35:1 è invece il rapporto d'aspetto del 35 mm anamorfico dal 1957 al 1970, usato sia nel CinemaScope che nei primi anni del Panavision. E lo standard anamorfico è stato modificato leggermente, in modo che le produzioni moderne abbiano in realtà un rapporto di aspetto di 2:39:1, anche se vengono chiamate ugualmente per tradizione 2:35:1. L'appena citato 2:39:1 è appunto il rapporto d'aspetto del 35 mm anamorfico dopo gli anni 70 e qualche volta arrotondato anche a 2:40:1. Ma col tempo anche questi formati panoramici sembravano non bastare più, ed ecco che nascono formati come ad esempio l'IMAX, che si avvale di una pellicola 70 mm che non scorre però in verticale ma in orizzontale, consentendo ai fotogrammi di arrivare a una larghezza pari a 10 volte quella di un ordinario film in 70 mm.
Bene ragazzi, queste erano alcune rapide parole sui formati cinematografici e sul rapporto d'aspetto. Io spero di non essere stato troppo noioso. Come sempre su internet potete trovare approfondimenti a tutto questo, a tutti questi argomenti. E ragazzi, io in teoria avrei finito qui con questo mini corso per videomaker. Se avete in mente qualche altro argomento del quale vi piacerebbe sapere di più o che trattassi nei prossimi video, fatemelo sapere e vedrò cosa posso fare. Ragazzi, io come al solito vi ringrazio della visione, dell'iscrizione e di tutti i commenti che mi lasciate. Se siete arrivati fino alla fine di questo mini corso, spero che abbiate imparato qualcosa e spero di essere stato interessante. Ti aspetto i vostri suggerimenti per eventuali successivi capitoli, se poi me ne verranno in mente anche a me, vedrò cosa riuscirò a fare. E ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!